Benvenuti, carissimi fratelli e sorelle telespettatori di Marievision in questa puntata di testimonianze in diretta televisiva da Trapani. E spero che siete tanti collegati in questo momento perché oggi tratteremo un argomento non è proprio tipico delle nostre, delle nostre rubriche del nostro palinsesto ma è un argomento storico per cui è assolutamente confacente con quelle che sono le nostre eh, la nostra ricerca di verità. La verità proviene dalla storia, perché la storia ci insegna poi qual è le, com'è l'essere umano, quali sono i valori che lo muovono, quali sono le le sue priorità. Ebbene, in un territorio come quello siciliano, abbiamo scoperto oggi in una conferenza stampa che si è tenuto presso l'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani presso l'Aerges una una mappatura di vecchi eh, oramai inusati aeroporti che ci ha fatto comprendere quanto questo territorio storicamente ha avuto un'importanza nell'aviazione. Io, ovviamente, non essendo addentro all'argomento, non ho potuto che invitare colui che ha concepito, ha voluto, ha ricercato e ha fatto, dunque realizzato questa mappatura, che è qui con me... Buonasera. È Fabrizio e Buonasera a tutti quanti e grazie a Sabina per l'opportunità che mi dà di parlare con lei e parlare con voi. Ma non potevo non approfittare di questa occasione perché, ripeto, è una, um, un argomento così eh, speciale, così eh, unico. Vedete, questo è il testo, eh, lavoro ultimo di Fabrizio Gizzi, Storia dell'aviazione nella Sicilia occidentale, storia, uomini e territorio. E che cos'è la verità se non è incastrata in questi tre elementi, storia, uomini e territorio? E territorio. Allora Fabrizio, da dove nasce quest'idea? Te lo chiedo perché un uomo che non è di questo territorio, perché lui è pometino, quindi romano, ecco, laziale, e, e ti innamori di, della Sicilia, eh, decidi di fare un testo difficilissimo, perché è un testo che ha bisogno di una ricerca accurata, approfondita, puntuale e sicuramente Fondata su fonti certe. Quindi un lavorone. Come mai? Grazie Sabina. Eh, questo, questo libro nasce, esattamente nasce, come idea nel Natale di tre anni fa, da una grandissima idea dell'attuale direttore generale dell'aeroporto civile di Trapani, eh, Michele Bufo, il quale, conoscendo la mia passione per l'aeronautica e per la Sicilia, non lo dico perché sono intervistato questa sera e da sempre. Mi ha chiesto di approfondire quello che lui quotidianamente vedeva per andare al lavoro, vedeva nel territorio per andare al lavoro. Ovviamente per i suoi impegni, numerosi impegni, non poteva eh, dedicare del tempo lui. Mi ha detto Fabrizio, per favore, pensaci tu, perché so sicuramente che c'è molto, non riesco a avere soddisfazione dalle fonti che cerco di eh, approfondire quindi per favore pensaci tu mi ha esortato però di fare una cosa importante di scrivere un'opera viva ovvero un'opera con una prospettiva non la solita opera con sigle date anni da ricordare che probabilmente interessa solamente agli addetti al lavoro ai lavori ma qualcosa che Appunto, come ha ricordato Sabina, che avesse una ricaduta sul territorio che parlasse delle persone del territorio in divisa e meno. Quindi tutto nasce tre anni fa da una grandiosa idea dell'attuale direttore dell'aeroporto di Vincenzo Florio, Michele Bufo. Beh, eh, tra le altre cose, so che siete anche molto legati, molto, sì. molto amici, anche perché entrambi ponetini. La, le realtà che vengono approfondite in questo testo sono circa 10, uh, più Virgi, sì. ma del nostro territorio, proprio di questa provincia, uh, ne vorremmo approfondire 3, perché sono Milo, Chinisia, oltre che Birgi. Nilo, Chinisia, io non, non sapevo neppure l'esistenza che ci fossero degli aeroporti, ricordo solo che ogni tanto quando si atterra a Birgi si vedono delle vecchie piste di volo, sì. Di sì. volo che sì. immagino siano di Chinisia, ma di che sì. aeroporti parliamo? Allora, ehm, l'attuale aeroporto di Birgi rappresenta l'evoluzione ultima di una dinamica molto importante che ha coinvolto prima Chinisia, negli anni della seconda guerra mondiale e negli anni 50-60, e prima ancora Milo, appunto, alla periferia di Trapani, intorno agli anni 20-30. Ovviamente, con lo sviluppo tecnologico, tanto Milo quanto Chinesia non rispondevano più alle esigenze di sicurezza e di trasporto passeggeri, e è, è tutto è stato concentrato eh, sull'aeroporto di Trapani-Birgi. Ma tanto Milo quanto Chinesia hanno, hanno giocato un ruolo importantissimo nella fase precedente alla Seconda Guerra Mondiale e nella fase successiva al conflitto, perché l'aviazione entra nella Sicilia occidentale grazie alla regia aeronautica dell'epoca, prosegue con l'impegno dell'aeronautica militare italiana che l'anno prossimo 2023-28 marzo festeggerà 100 anni di esistenza e grazie all'aeronautica la Sicilia occidentale entra nel mondo fantastico dell'aviazione creando un volano di ricchezza e prosperità. Non indifferente, ovviamente, con la triste parentesi della seconda guerra mondiale. Quindi, quanto è stato costruito, in parte è stato vanificato dal conflitto. Ma l'aeronautica è tornata e la popolazione è tornata ad apprezzare eh sì. l'impegno dell'aeronautica. Allora, come avete visto nelle immagini che vi ha mandato la regia, la conferenza stampa di questa mattina. Uh, aveva nel tavolo presidenziale, oltre che l'autore del testo, il presidente dell'Aergest eh, Salvatore Ombra, il direttore eh, Michele Buffo, ma anche il, direttore, il presidente dell'Aeroclub, che poi mi sembra che abbia eh, sponsorizzato il nostro sì, sì, testo, sì. Eh, Giuseppe Scuderi. E, e tra le altre cose c'erano presenti anche i rappresentanti eh, dei comuni che hanno patrocinato, hanno sostenuto questa iniziativa, il comune di Trapani, di Sciacca, di Misiri Scemi, il neocomune di Pantelleria, di Castelvetrano, di Marsala, quindi eh, un'opera che nel territorio è stata accolta con grande entusiasmo perché ha riempito un vuoto esistente. Sì. Un confronto, dicevi stamattina, tra eh, come era, come è e come potrebbe diventare tutto il sistema dell'aviazione di questo territorio? Sì. E sempre grazie all'idea di, del direttore generale di Arges, Michele Bufo e dal silente appoggio del presidente Salvatore Ombra, un uomo del territorio, l'opera ha potuto contare sul patrocinio di cinque amministrazioni comunali del territorio. E Trapani, Marsala, Castelvetrano, Sciacca e Pantelleria. Più Misili che da un mese è ha votato meo. e quindi è, è sta, si è elevato a comune. E ha avuto l'appoggio appunto dell'Aeroclub di Palermo Bocca di Falco nella persona di Fabio Gianni Rivigni e ha l'appoggio anche dell'Aviotecnique che opera sempre mm. all'interno dell'aeroporto civile nella persona del direttore Scuderi. E, um, è, sta è stato importante dare il taglio, come ha detto Sabina, com'era com'è perché ripeto: l'opera deve vivere, deve scioccare anche il lettore nel, nel, nel comprendere com'era una realtà che probabilmente non c'è più, come è proseguita la sua vita e come potrebbe essere. Molte infrastrutture non ci sono più. E, um, ricordo non ci sono più eh, gli idroscali di Trapani-Ronciglio, proprio di fronte alla marina, alla bellissima marina che avete, sì. non c'è più l'idroscalo a Marsala-Porto, ma ci sono ancora molte strutture da poter valorizzare, per, es mh, per esempio l'idroscalo di Marsala-Stagnone, gli aeroporti appunto di Milo e Chinisia. Milo soprattutto sarebbe da revalutare perché nel secondo dopoguerra, soprattutto negli anni 60, 70 e 80, è stata la base del lancio di palloni stratosferici. Quindi Trapani stava all'interno dell'aerospazio dell internazionale. internazionale, internazionale. Purtroppo eh, non c'è più nulla, sono rimasti gli edifici dell'Agenzia Spaziale Italiana che potrebbero essere riutilizzati quindi eh, per eh, iniziative o creare semplicemente un museo che racconti tutta la storia dell'aviazione nel Trapanese e a Trapani soprattutto e, mh, anche perché c'è una legge della Regione Siciliana la 12 del 2018 che ha integrato una precedente legge del 2015 che sì. già menzionava uh -huh il patrimonio di infrastrutture ex militari della Prima Guerra Mondiale. La legge 12 del 2018 ha integrato con tutti i manufatti della Seconda Guerra Mondiale, ma è una legge quadro, nel senso che la regione siciliana prevede la possibilità di valorizzare con la collaborazione di musei e scuole di volo, ma non fa un elenco, perché l'elenco spetta alle istituzioni locali promuoverlo. Per quanto riguarda la Sicilia occidentale, la mia opera, Grazie alla la collaborazione della popolazione del territorio, professionisti o gente meno nota, e alla portata di tutti. C'è già un elenco, c'è una Beh. legge, si può mecciare il tutto. In che senso tu o, oggi, comunque, si è parlato che questo scalo di Virgi ha una storia, e questo l'abbiamo capito attraverso il tuo testo, ma ha anche un futuro? Sì, perché mh, le dieci infrastrutture ex militari che ho. Recuperato e delle quali parlo nell'opera, può, può rappresentare un aiuto per l'aeroporto di Trapani e Birgi, perché in questi tre anni ho, ho capito anche lo sforzo dell'attuale management dell'AirGest per valorizzare l'aeroporto, per portare rotte, per portare quindi investimenti, per creare posti di lavoro e la. Valorizzazione di questa ex struttura militare può determinare un'ulteriore offerta turistica per il territorio. Perché sono sempre di più eh, gli appassionati di storia militare, di storia aeronautica, soprattutto per quanto riguarda il mondo anglosassone, e quindi sono ingenti gli investimenti che potrebbero ricadere sul territorio. Se si creasse una struttura di accoglienza e di appoggio a queste iniziative internazionali. Quindi l'aeroporto di Birgi potrebbe essere aiutato in, questo, eh, in questa offerta turistica alternativa, se appunto i comuni del, della Sicilia Occidentale fanno fronte comune e appoggiare questa iniziativa. Concentrare il tutto nel Vincenzo Florio allora il libro che ho in mano, non so se la regia. Lo può mettere in evidenza anche se già vi ha fatto vedere la copertina, però a me piacerebbe invece sfogliarlo rapidamente per fare vedere quante foto contiene. Sono foto, se posso Sabina, tutte sì. autorizzate da parte di, anche di fotoreporter aeronautici dall'Argentina, sì. che tra l'altro è un importante bacino di, eh certo, di, di, di credenti certo, certo. dall'Australia dalla Francia, Paesi Bassi, Belgio. E tutti quanti mi hanno dato il loro contributo in modo immediato e senza fare particolari problemi. E sono tutti menzionati, tutte le foto hanno il credito dell'origine. Certo. E qualora non è arrivato il credito, ho semplicemente menzionato il web perché non ho, non ho potuto ritrovare e tracciare la fonte. Ma, sono foto... Ma è una minima parte veramente interessanti perché rappresentano il passato e il presente come la situazione oggi e tante foto sono foto anche di guerra sì. e, anche la foto della, della copertina <ride> che è interessante ora mi spieghi perché l'hai scelta perché come vedete c'è un tipico paesaggio siciliano perché gli ulivi in questo contesto di campagna ulivi è tipico proprio della nostra terra e poi ci sono due militari o così parrelle sì. su delle bombe. Sì. Come è la scelta di questa foto? Devo ricordare che lo sforzo della Regia Aeronautica è stato uno sforzo sovrumano, perché combattere contro le forze alleate fin dall'inizio era, era una lotta impari. Però soprattutto i piloti della Regia Aeronautica eh, si sono sacrificati. Eh, nel dare il meglio, il meglio di sé per cercare di, non dico di vincere la guerra, ma vincere qualche battaglia, di rallentare la fine. E per questo devo dire che molti piloti non erano ancora sposati, eh, avevano a casa solamente la madre e i genitori e quindi nel momento in cui andavano in volo eh, credevano in questa entità ultravioletta che non possiamo toccare, possiamo solamente... Adorare come per esempio la Madonna di Loreto o Gesù o i Santi, ognuno ha un, ha un proprio benemino. Io per esempio io sono devoto a San Vito. Ma ora ci racconti la storia. E quando prima... questi ragazzi riuscivano a, riuscivano a tornare a casa difficilmente subito ringraziavano con un se, con, segnandosi il, il volto, con il segno della croce, per mh, riuscire a vivere un giorno in più e riuscire a tornare. Proprio per questo Sabina vorrei ricordare. Quasi una storia inedita perché all'aeroporto di Castelvetrano proprio e ho raccolto la storia, la testimonianza di un giovane ragazzo, giovane pilota che era figlio di un senatore del Regno che ovviamente tendeva a proteggere il figlio di non mandarlo in volo nelle fasi cruente della battaglia, dell'assalto dell su Malta. Questo pilota però fermeva di andare in volo ed era, ed era quasi ostacolato dagli altri piloti perché gli altri andavano in volo, molti morivano, non tornavano. E lui era pilota, ma non volava. Lui però viveva male questa, questa situazione di diciamo, raccomandato perché il papà, deputato del Regno, senatore del Regno, scusate fremeva per non farlo volare, lui a un certo punto scavalcando la gerarchia prende un treno per Roma, protesta al Ministero, ovviamente in virtù della posizione che ricopriva, gli danno il permesso di andare in volo, fa darità alla seconda missione cade in combattimento. E la madre del nord Italia, negli anni pensate, nel 42-43, prima dell'armistizio con l'Italia devastata dai bombardamenti alleati, prende un treno dal nord Italia, arriva fino a... Castelvetrano per incontrare eh, scusate i compagni d'arme del figlio che è an ancora in vita per vivere insieme a loro l'ultimo momento del figlio. e Queste sono testimonianze che ho potuto raccogliere in questo libro e alla collaborazione dei molti siciliani, uomini e donne, che mi hanno aiutato, eh, per raccogliere le informazioni. La foto che mi dicevi: ritrae due sottufficiali della Regia Aeronautica. Nel momento forse. Massimo, del massimo impegno, quando non c'erano più aerei che volavano perché erano finite le energie e sul territorio rimanevano le bombe senza più aerei per poter essere trasportate e gli uomini nella speranza di poter tornare a casa. Allora facciamo un passaggio invece di natura... Uh, più nostra, più sì, religiosa. Sì. Come vedete, eh, voi sapete, la rubrica Testimonianze ha come sua protagonista la Madonna di Loreto. Non è un caso che ho voluto, ho insistito per avere questa intervista esclusiva, in qualche modo, credo, di Fabrizio Egizi, perché è la protettrice degli aviatori, dell'aviazione. E, e ti volevo chiedere, sono molto curiosa se nella tua ricerca eh, almeno in questo territorio, hai trovato oh, passaggi, presenza devozionale all'interno di queste vecchie piste, di questi vecchi casolari, di questi aeroporti ormai in disfacimento, immagino, e in quanti ne hai trovati, se ne hai trovati, e che tipo di mh, relazione hai potuto constatare tra uh, chi li abitava è il santo, o non so se era presente la Madonna protettrice nelle, in questi aeroporti. Sì, eh, posso dire che se sono tornato in Sicilia non è solo per, per, la, per le necessità di scrivere questo libro, perché personalmente sono devoto a San Vito, sì. San Vito Lo Capo, per intenderci, quindi San Vito Lo Capo appartiene al Trapanese. Nel 2007 sono venuto in Sicilia per la prima volta a San Vito lo Capo. E se sono tornato è perché, diciamo, credo che ci sia qualcosa più, più grande di noi e credo anche che ci sia qualcosa oltre la nostra vita. Perché vi dico questo? Perché nel 2007 ero molto più giovane. Per la prima volta in Sicilia, con, Tutti nel 2006, sì, però... sì, oh, con degli amici al seguito, amici e amiche, decidiamo di prendere un gommone da San Vito e andare verso Castellammare del Golfo. Però l'euforia iniziale si è scontrata con la, la marea montante del ritorno. Sinceramente stavo per chiamare la Guardia Costiera. E senza far, far vedere, soprattutto alle amiche, che avevo paura, dentro di me dicevo: San Vito mio, San Vito mio, portami a casa, portami a casa, San Vito mio. Siamo tornati a casa, grazie a Dio. Il porticciolo di San Vito, lo capo, era quindi tranquillo. Noi, a un certo punto, siamo andati al porto a festeggiare, una birra, un panino, tutti insieme, dimenticando della, della tragedia che si stava per consumare. A un certo punto vedo avvicinarsi a noi un cane brutto spelacchiato randagio E premetto che nei tre giorni precedenti la nostra, nostra vacanza a San Vito, non ho mai visto cani in giro per San Vito, neanche in guinzaglio. A un certo punto lo stavo per cacciare, avevo l'ultimo boccone in bocca e ho, ho detto: No, non ti posso cacciare. Tu, tu mi sa che sei San Vito, tu mi stai mettendo alla prova. Io ti ho portato a casa tu e pensi? tu mi rifiuti l'ultimo boccone. Allora gliel'ho dato. Questo cane se n'è andato, ha mangiato e se n'è andato. E negli altri quattro giorni della vacanza non ho rivisto mai cani randaggi o al guinzaglio a San Vito lo Capo. Io prima di andare via sono andato presso, sotto la statua di San Vito lo Capo a rendere omaggio di, quello, di, quanto, di quanto è avvenuto. E ho visto che a fatalità c'erano due cani. Lui venne raffigurato con due cani sì, certo. ai piedi. Certo, Come no? E vi posso dire che... Diciamo, essendomi comportato bene dal 2007 al 2022, grazie a Dio ho avuto l'opportunità di avere due figli. Quindi, come i sì. due animali che hai visto sì. i due cani, che hai visto? E mio il mio primogenito, infatti, si chiama Gregorio Vito. Questa Ma presenza di San Vito per me questa è costante. è la tua esperienza personale. Invece in relazione agli aeroporti, ai vecchi aeroporti, ai vecchi resti? Ma posso dire che era sempre presente nell'ambito di un aeroporto una struttura dedicata alla chiesa, ad una chiesa. Certo. Perché, ripeto, i piloti che andavano in volo erano molto giovani avevano a casa solamente spesso solo i genitori quindi l'unica forza, forza sovrannaturale che li mandava in volo su queste carrette diciamo di legno e tela in gran parte gli americani volavano su aerei d'acciaio, ecco la differenza quindi l'unica forza che li portava in volo su queste carrette di legno e tela è credere appunto in qualcosa che è soprannaturale. E la Madonna di Loreto oppure la, il Santo Patrono del Paese di provenienza o semplicemente una Madonna che forse gli faceva pensare alla madre, che le aveva dato la vita. Ehm, Fabrizio, oggi abbiamo ascoltato delle testimonianze all'interno della conferenza stampa. Una di queste è Massimiliano Titone. Sì. E vorrei che accennassi anche a queste testimonianze, e che tu riporti nel libro ovviamente, o comunque a qualcosa che ti ha particolarmente colpito a te, di tutte le testimonianze raccolte. Sì, Massimilio, Massimiliano Titone è di Marsala, e il nipote di un personaggio che a me sta molto a cuore, Antonio Totò Cusumano. Nel 1934, all'età di 9 anni, fu testimone oculare di un devastante bombardamento, 13 luglio 1943, nella <coughs> contrada Carcitella o Chitarra, eh, lungo la strada fra Salemi e Marsala. Lui, bambino appunto 9 anni, reputò opportuno gettarsi in mezzo a un vigneto per trovare protezione, in coscienza dell'età. Ha sempre conservato questo ricordo quasi gelosamente perché i ricordi della guerra purtroppo non fa piacere a nessuno ascoltarli perché ti tende ad andare avanti. Grazie a presenze. Contatti locali, soprattutto Giovanni Malerba di Gradafimi, sono riuscito a entrare in contatto con il nipote, appunto, Messimiliano Titone. Che ha fatto presente allo zio, eh, due anni fa, che era ancora in vita, di, questa, di questo ragazzo, di questo uomo da Roma che voleva fare questa ricerca. Sotto Covid abbiamo, ci siamo sentiti solo telefonicamente, ma finalmente l'anno scorso, durante il mio sopralluogo nel Trapanese, l'ho conosciuto. Era già molto anziano, ho molti, molti acciacchi purtroppo dovuti all'età, ma sembrava che mi stesse aspettando. Sembrava che avesse, avesse vissuto tutta la sua vita per aspettare il momento di incontrarmi e aprire il suo cuore e la sua mente ai suoi ricordi. Fatalità, sei mesi fa è venuto a mancare. Quindi ho fatto appena in tempo a raccogliere la sua testimonianza, io da Roma a raccogliere la sua testimonianza e oggi il nipote mi ha fatto piacere che ha detto, sono commosso del fatto che finalmente io posso raccontare la vicenda di mio zio e sono contento che Fabrizio adesso l'abbia reso immortale raccogliendo i suoi ricordi in questo libro. Infatti è questa la bellissima... Uh, eredità che hai lasciato, l'hai resa eterna, resa sì. immortale bellissima. E invece l'architetto tosto di Castelvetrano. L'architetto Tosco è una personalità importante del territorio di Castelvetrano, ha già scritto un importante libro sul blitz compiuto dal presidente Roosevelt l'8 dicembre 1943. All'indomani, pochi mesi, dello sbarco degli alleati in Sicilia e all'indomani della conferenza di Teheran, perché Roosevelt aveva capito che tanto l'Inghilterra quanto l'Unione Sovietica stavano eh, stringendo l'area di manovra degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti a Roosevelt premeva che la, gli premeva che la Sicilia rimanesse attaccata all'Italia e premeva che l'America giocasse un ruolo importante. E, senza avere l'opportunità di consultare dei testi ufficiali, Maurizio Tosco di Castelvetrano, ripeto, è riuscito a interpretare e a farsi aiutare da fonti direttamente dagli Stati Uniti d'America e ricostruire appunto questo blitz del presidente Roosevelt a Castelvetrano durante l'Immacolata dell'8 dicembre del 1943. E ecco perché bisogna anche salvare Casalvetrano, l'aeroporto certo. dalla eventuale speculazione o urbanizzazione, perché merita di essere, di essere valorizzato, anche semplicemente lasciarlo così com'è. Ovviamente è meglio investirci dei soldi oppure attirare dei capitali. Proprio per questo legame con l'America. Ricordo quando ero bambina che mio nonno, che ha combattuto la guerra mondiale. E con mia madre, anche c'era mia madre, c'era anche degli amici di mio nonno, io ero bambina ed ero molto incuriosita dai racconti di guerra, da, da come l'avevano vissuta, dalla povertà, dalla miseria di quel periodo e poi dai bombardamenti. E sentire raccontare, che sembravano de, de, delle favole come dire, dei film un po' horror, ma comunque affavol affavolentati, perché erano come indulcorati per renderli, per incuriosire una bambina. Io ero una bambina vivace, per cui mi incuriosivo. E mi parlavano, io ricordo questo, di tantissimi rifugi improvvisati durante eh, questi bombardamenti, gallerie sotterranee. E ricordo perfettamente che tanti erano collegati a queste vecchie piste, a questi, a que sì. a questi aeroporti che allora non erano vecchi, insomma, erano probabilmente ancora in uso. E mi chiedo, ma nella tua ricerca tu hai avuto modo di trovare, di, puoi confermare che esiste quasi un, sì. delle città sotterranee? Sì, posso confermare che esistono perché mh, il governo dell'epoca, negli anni 30, Uh, voleva, ha speso veramente tanti soldi per creare delle strutture militari ad hoc, allo stato mm. dell'arte. Posso dire che sotto Castelvetrano soprattutto ci sono dei curricoli dove ci passano proprio dei camion, Madonna, sì, addirittura. per conservare in sicurezza gli armamenti, le bombe e quindi, ripeto, c'è la possibilità di, di, di attirare capitali se si, se si riuscisse a valorizzare queste strutture come meritano. Io ringrazio veramente Fabrizio. Fabrizio Egizzi che è stato qui con noi, ehm, che ci ha potuto come dire, approfondire un tema, ripeto, non no, proprio conosciuto, ma non, io non direi solo dal nostro pubblico Fabrizio, mi permetto di dire da, dal più vasto pubblico, i nostri ragazzi non hanno idea dell'esistenza di queste vecchie piste, di questi vecchi aeroporti, di queste dieci realtà che tu qui descrivi con cura eh, incredibile, quindi io... Vorrei invitare tutti voi che ci avete seguito di diffonderlo, questo testo. Grazie Sabina. Storia dell'aviazione nella Sicilia occidentale. Ripeto, storie, uomini, territorio. Questo è l'uomo. L'uomo è fatto dalle sue storie e le storie avvengono in un territorio. Quindi il collegamento è così forte, così radicato che se avete dei nipoti, dei figli o comunque dei ragazzi che amano l'aviazione, che vorrebbero sì. iniziare un percorso, io direi che bisogna partire dalla storia, conoscere il territorio, conoscere cosa è successo e poi naturalmente avviarsi nel percorso che sceglieranno. Lo consiglio, è edito tra le altre cose da una casa editrice DOC, doc dop, la bancarella runatica, cioè non poteva essere che, che lei ad, ehm, a dare questa, la possibilità di questa pubblicazione così unica. E, vi invito veramente a comprarlo. Dove si può comprare? Si può comprare presso il sito della Bancarella Aeronautica www.bancaero.it. Benissimo. E, se posso, Sabina, un'ultima frase. No? Credere è già un po' volare. Quando si crede in qualcosa, agli angeli, a Dio, si alza, si alza lo, lo sguardo al cielo. Quindi credere è anche già un po' volare. Bene, non poteva esserci un miglior finale. Grazie, grazie Fabrizio Egizi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato fino a questa ora. Naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata di testimonianze e vi auguro un buon pomeriggio.